organizzata. Samuele Ciambrello, ben trovato, garante regionale dei detenuti. Si tenta di entrare nel carcere con i droni anche, dopo ne parlerà un esperto, con queste armi, ma i problemi poi del carcere restano sostanzialmente gli stessi. Sì, buongiorno a tutti. Questa premessa sulle armi che ha fatto Valerio, insomma, va bene, ma se vogliamo fare una soap opera. I postini che portano droga, in tutte le carceri c'è commercio di droga, parliamone, portano telefonini, di tutto, di tecnologie, ci sono sempre stati. Adesso, dall'anno scorso, chi viene trovato in possesso di un telefonino dentro le carceri può essere, condannato fino a 4 anni di carcere. Non è più, una simulazione di un cattivo ragazzo che viene messo in isolamento. C'è stato questo aggravante. Ma il tema, non lo dico io, lo dicono le associazioni di agenti di polizia penitenziaria. Tensione tra agenti e detenuti. Servono risorse economiche e umane per riportare serenità. Poggio Reale è una polveriera, scrivono le associazioni di agenti di polizia penitenziaria. Ora, caso per caso, ho visto pure io in qualche circostanza, a Secondigliano e ad Ariano Irpino, le foto che mi hanno fatto vedere di un drone postino che può portare telefonini. Si era detto anche di una pistola a Frosinone, adesso dopo un mese un agente dice l'ho portata io, mi hanno minacciato. Il problema non è che cosa arriva in carcere, arriva di tutto. Il problema è che cos'è il carcere, come aumentare la vigilanza fuori e dentro il carcere, ma come rendere il carcere un luogo che aiuta le persone a un reinserimento sociale. Perché se tu hai trattamento, se hai scuola, se hai più psicologi, assistenti sociali, educatori, più attività ludiche, ricreative, allora c'è meno recidiva. La camorra c'è sempre stata a governare il carcere. Qui lo ricordiamo in questi giorni, il terremoto. Che è successo a Poggio Reale senza droni durante quel terremoto? Quindi evitiamo di considerare il carcere una discarica sociale, non può essere una risposta semplice a bisogni complessi. Ieri a Santa Maria Capovetere un extracomunitario di mattina ha provato a impiccarsi, lo hanno salvato il compagno di cella e un agente di polizia per il momento, perché è ricoverato all'ospedale di Sessa Aurunca, è intubato, speriamo che riesca a salvarsi. Ecco, non si può morire di carcere e in carcere, ecco, a prescindere dai droni e dalle altre questioni. Certo, queste sono ovviamente questioni, Samuele, legate soprattutto, come ricordavi, agli organici, ma anche soprattutto alle capienze delle carceri che hanno determinate soglie e che puntualmente vengono superate. Allora la mia domanda vuole essere anche un appello, Samuele, tu che hai piena contezza della situazione, quali sono i numeri nelle carceri campane? Anche perché appunto l'aspetto droni, l'aspetto armi è connesso anche alla vigilanza, al numero di persone che possono essere presenti. In questo momento qual è la situazione a Poggio Reale, a Santa Maria Capovetere? Cioè in che misura le capienze vengono superate al momento, Samuele? A Poggio Reale abbiamo 2.246-47 detenuti. Poggio Reale è una polveriera a miccia corta. A Poggio Reale ci dovrebbero stare 19 educatori, in questo momento ce ne sono 9. Abbiamo celle da 7, da 8, da 10, 12 persone. Accanto alla certezza della pena ci deve stare la qualità della pena. E la qualità della pena passa attraverso un criterio di dignità, il diritto alla salute, il diritto al lavoro, il diritto all'affettività. Lo dico in queste giornate in cui fra poco io vado ad Arienzo, insieme a magistrato Spagna, andiamo a ricordare Teresa Buonocore. Ecco, diciamocele queste cose. Noi abbiamo una città perversa, indifferente, omertosa. Questa donna denunciò la persona cara per pedofilia e poi è stata ammazzata. È chiaro? Noi diciamo alle donne denunciate, ma tra l'atto della denuncia passano mesi, se non anni, e quella persona che
ha provato a fare del male ad una persona, rischia di uccidere. Abbiamo città omertose sul carcere, non le possiamo riempire di custodia cautelare. Io ho incontrato la scorsa settimana un ragazzo che era fidanzato, stava a Roma per i fatti suoi, una condanna definitiva a 8 mesi per aver rubato una panda. Gli ho chiesto perché hai rubato la panda di Spalletti, che sta qui a Poggio Reale. Ieri a Pozzuolo ho incontrato una rumena condannata definitivamente a 4 mesi perché rovistava nei cassonetti della città di Napoli per rubare il rame. Allora, attenzione, evitiamo di mandare in carcere persone con reati piccoli che devono scontare 6 mesi, 1 anno, 2 anni. Depenalizziamo alcuni reati connessi alle tossicodipendenze e all'immigrazione e evitiamo poi di utilizzare troppa custodia cautelare. Ecco. Ci vogliono più agenti, più educatori, ma ci vuole meno carcere per le persone. Certo, e come hai sottolineato molte volte, ci sono ancora forse bloccati dei fondi per la costruzione di nuove strutture. Si parla di milioni di euro, Samuele, veramente in chiusura. Dati dal ministro delle infrastrutture del Rio, dopo la pressione di chi ti parla e la pressione solo del quotidiano Il Riformista, hanno fatto la gara per ristrutturare 4 padiglioni nel carcere di Poggio Reale. Ecco. Finalmente parte qualcosa. Speriamo. Forse. Forse. Ma già sento dire in quel carcere. Poi per ristrutturare un padiglione, i detenuti dove li mettiamo? Ma se non ripartiamo qui, ecco, veramente la dignità va sotto i piedi. Siamo proprio in diretta da Poggio Reale, vado subito da Maria Claudia Catalano, che è con un esponente della Polizia Penitenziaria. Ciambriello sottolineava la vera e propria emergenza del mondo carcere, di cui pagano il prezzo, diciamolo, anche gli agenti. E chiediamo a lei, Pastorello, com'è la situazione all'interno del carcere di Poggio Reale? È una polveriera, ma soprattutto la polizia penitenziaria come sta affrontando questo momento delicato, viene da dire ormai da anni? Sì, l'istituto di Poggio Reale ormai è una polveriera, diciamo, cronaca. I problemi noi del SAP, come Segreteria Nazionale per la Campania, li abbiamo sempre denunciati. Non solo le autorità dell'amministrazione, ma in alcune circostanze anche l'autorità giudiziaria della città e le varie autorità competenti come magistrati di sorveglianza ed altri. Non si può continuare a tenere un istituto con 2.200 detenuti in media, quando poi è tollerabile una popolazione detenuta di 1.500-1.600 soggetti. Gli spazi sono strettissimi, la struttura è stata concepita oltre un secolo fa, quando la pena era solo retributiva, bisognava solo reprimere, ma oggi che siamo custodi di una popolazione così grossa di detenuti, non possiamo applicare all'ordinamento penitenziario le forme trattamentali, tutto quello che la pena dell'ordinamento prevede. E il recupero del reo, diciamo, a Poggio Reale è difficile, perché in queste situazioni la popolazione detenuta viene influenzata dai detenuti più incalliti. Noi come Polizia Penitenziaria abbiamo quasi 150-200 unità in meno, perché bisogna considerare nella carenza organica di Poggio Reale anche tutte quelle unità che sono occupate extra moenia in altri servizi dell'amministrazione, ma incidono sulla pianta organica dell'istituto. Noi abbiamo sezioni di 300 detenuti con un agente per piano. Quindi chiedete più agenti? Sì, prima di tutto chiediamo più agenti, poi chiediamo di adeguare la struttura a una vivibilità sia per la popolazione detenuta sia per il personale che vi opera. Partiamo dal concetto che noi non siamo contro i detenuti, noi siamo dal punto di vista che il detenuto meglio sta, meglio siamo noi, perché gestire il disagio umano è la cosa più difficile e complicata che può esistere. Noi gestiamo la sofferenza di 2.200 persone senza spazio, senza una struttura adeguata, senza una azione sanitaria
che può migliorare le condizioni di vita dei detenuti, anche infermi. Noi abbiamo in custodia tossicodipendenti, detenuti problematici, detenuti con problemi psichiatrici. Per il fallimento della chiusura degli OPG, noi ci ritroviamo a gestire detenuti che avevano bisogno di ricoveri in strutture specializzate, come i tossicodipendenti dovrebbero stare in altre strutture, comunità esterne, come tutti i detenuti stranieri dovrebbero rientrare nel loro paese a scontare la pena. Questo potrebbe migliorare la situazione, sono elementi che il SAP sta dicendo, ribadendo a tutti i livelli, politici e amministrativi. Già da tempo, in chiusura, restituendo la linea allo studio, io voglio approfondire un altro tema, quello relativo poi, Antonio, al tema che stiamo affrontando anche da studio sulla tecnologia e come la tecnologia sta coadiuvando un tipo di attività illecita. Che difficoltà avete anche con la presenza di droni che trasportano cellulari all'interno delle carceri? Sì, ormai i droni sono utilizzati dalla criminalità organizzata o meno alla distribuzione negli istituti, consentitemi questo termine, per la distribuzione di droga, sostanze stupefacenti e telefonini, che una volta giunti all'interno della struttura penitenziaria consentono il continuare le azioni illecite ai detenuti. Non lo dice solo il SAP, lo dicono le procure, che ormai alcuni istituti sono definiti piazze di spaccio e che consentono l'attività criminale dall'interno all'esterno e viceversa, sia con i telefonini sia con lo smercio interno della sostanza stupefacente. Quindi i droni bisogna quanto prima trovare soluzioni tecniche, che sembra esserci, e l'amministrazione deve far fronte a questa emergenza per porre rimedio. Grazie, noi ringraziamo il sindacato della Polizia Penitenziaria, il dottor Pastorallo, per il contributo anche forte che ci ha dato. Linea a voi. Grazie Maria Claudia per aver approfondito questo spaccato, e vediamo alle nostre spalle le immagini dei droni, perché sarà questo il prossimo punto che approfondiremo con Giulio Panico di Droni Hub. Il drone è uno strumento tecnologico che ha una importanza fondamentale, anche e soprattutto pensiamo alle operazioni di polizia giudiziaria, di ricerca anche se vogliamo, ma la tecnologia a volte non è sempre a servizio del bene, ma viene utilizzata anche per trasportare droga e per comunicare con il carcere. Le chiedo tecnicamente, noi siamo dei profani sostanzialmente, Panico, ma che capacità anche di intelligence, nella maniera più semplice, può essere dotato un corpo per cercare di individuare questi strumenti che sono intercettabili magari solamente all'occhio nudo? Guardi, il discorso è questo qui. Sembra strano, perché comunque, volendo, per inibire un drone nel suo funzionamento, nel suo volo, già i militari già da tempo, e quindi si potrebbero fare anche oggi, si chiamano dei jammer. I jammer in pratica sono disturbatori di frequenze, e quindi a questo punto inibiscono, perché poi il drone in pratica è uno strumento, un veicolo collegato a una radio da terra, che quindi viene pilotato da un pilota, che comunica in radiofrequenza. Quindi jammer già da tempi, pure militari di un certo livello, come quelle per esempio già della NATO, stesso qui, sono già in funzione, e lì non possono avvicinarsi assolutamente droni o altre qualsiasi altra cosa che può essere attivata con dispositivi a distanza. E quindi sulle carceri sarebbe facile attivare questi jammer, tra altre cose alcuni si trovano anche su internet, ma per dover eliminare un fenomeno del genere è facilissimo dotarsi per un carcere o qualcosa di questi dispositivi, che comunque, ecco, alla fine possono controllare sicuramente tutto il perimetro del carcere senza nessun tipo di problema. Ma Nico, le posso chiedere anche a mo' di denuncia, quanto costano questi dispositivi? Internet come investimento? Se dobbiamo fare un discorso sui militari, perché ci sono quelli di alto livello, ma là inibiscono non solo i droni, ma tante cose, perché
posso dire, vengono usati, forse non lo sappiamo, ma se si fa 11-20 sono già in funzione, perché ecco, se ci sta una, per dire, una, un'auto collegata con un dispositivo a distanza per poter essere esplodere, questi dispositivi, questo jammer evita che comunque possa essere attivato il dispositivo di, per lo scoppio. Quindi alla fine un militare, visto che stiamo parlando di polizia, di forze pubbliche, ne possono entrare sicuramente in, in possesso di nessun tipo di problema. È abbastanza sofisticati da chiaramente escludere qualsiasi tipo di drone di potersi avvicinare, diciamo, alla struttura, perché poi alla fine il drone perde il controllo e va in flyway, ossia va via, quindi non riesce a atterrare, non riesce a raggiungere l'obiettivo, quello Igor, sicuramente. Ci mettiamo nei panni di un telespettatore che magari è appassionato di drone. Qual è la differenza tra i droni, soprattutto in termini di altezza raggiungibile? E soprattutto ci illustri questo particolare. Se io, per esempio, devo raggiungere una determinata altezza o una certa distanza, se voglio agire illegalmente nel consegnare droga o un cellulare in un carcere, ho bisogno di una patente per il drone, di un'autorizzazione personale particolare, e quindi c'è un indotto completo di qualcuno che fornisce illegalmente a determinati soggetti non autorizzati? Allora, guardi, c'è da fare un discorso, perché io ascoltavo. Allora, chiaramente i droni sono regolati da normative aeronautiche, forse sono anche più stringenti di quelle che abbiamo per le auto o per le moto, ma è chiaro che i droni hanno bisogno di essere stati sopra un certo categoria di peso. Dai 500 grammi in su, diciamo che hanno bisogno degli attestati che si dividono. Ora, se voglio andare nello specifico, ci sono attestati a 1, a 2, a 3, che sono attestati aeronautici. Allora, oggi noi voliamo in categoria open, perché per parlare della normativa, categoria open significa che possono essere ammessi droni fino a 25 kg, 120 metri massima d'altezza, e il volo deve essere a vista. Quindi è chiaro. Allora, queste sono le cose, ecco, per essere, poi ci deve essere un'assicurazione civile e devono essere registrati gli operatori su un sito, diciamo che sarebbe un database di tutti gli operatori italiani. È chiaro che poi, se andiamo a considerare chi deve fare queste attività, non avranno niente del genere, perché uno deve, per fare una cosa del genere, deve essere completamente, ecco, all'oscuro, cioè non deve avere né attestato né deve essere il drone, diciamo così, registrato in qualsiasi altra parte. Oltre al fatto, però, io sentivo, guardate, io ho visto dal filmato che avete fatto adesso qui dal carcere, hanno fatto vedere dei droni, quei droni lì che noi li vendiamo, perché noi vendiamo quei droni, forse per qualche, possono trasportare qualche grammo, 10, 15, 20, 30, 50 grammi, ma di più non possono fare. Una pistola, un drone del genere, una pistola che peserà, non so, un 700-800 grammi, fatta quanto peserà una pistola, quella che si vengono fatte, ho visto all'inizio, la stampante. Quelle cose lì, quei droni là, non riescono a portarlo quel peso lì. Allora, tranne pesantemente modificati, ma pesantemente modificati vuol dire che devono togliere la carta. Ma non riescono ad andare da nessuna parte. Oppure c'è un discorso: possono essere fatti degli autocostruiti che possono portare anche 2-3 kg, ma sono quelli che portano anche, vengono usati anche per riprese cinematografiche. Beh, portano fino a 5 kg. Sì, ma sì, mi dica. Abbiamo un po' scoraggiato così chi pensa di utilizzare un drone. Io mi scusi se la interrompo, dobbiamo purtroppo entrare nei tempi televisivi. Profitto per ringraziare davvero di cuore per il dibattito a cui hanno preziosamente contribuito il garante regionale dei detenuti Samuele Ciambriello, il collega di Open Valerio Berra. Mi raccomando, parlate del carcere. Assolutamente. Non solo delle occasioni degli scandali, ma anche delle buone prassi che ci sono nelle carceri. Grazie. Grazie a Samuele Ciambriello e non ultimo di Droni Hub Giulio Panico. Un saluto anche in esterna alla nostra Maria Claudia Catalano.